Ciao a tutti amici di Radio Orson, bentornati al nostro appuntamento dedicato ai consigli di lettura tutti da ascoltare. Oggi vi parliamo di un capolavoro della letteratura gotica che pensate nasce per gioco. Era il 1816 ed era una notte in tempesta. Siamo sul lago di Ginevra, su una sontuosissima villa, la villa del poeta inglese Lord Byron. E presso casa sua figurano degli ospiti decisamente illustri, il poeta e scrittore britannico John Polidori e Mary Shelley e suo marito. Fuori non smetteva di piovere e, annoiato dal tempo inclemente, Lord Byron propone agli amici un gioco, una sfida, quella di scrivere il racconto dell'orrore più terrorizzante che sia mai stato scritto. Ecco, in quella serata, così per gioco, quasi per scherzo, nascono due capolavori: il famoso Il vampiro di John Polidori e Mary Shelley farà nascere un indiscusso capolavoro della letteratura gotica e dell'orrore. Parliamo di Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno. Il romanzo Frankenstein inizia come un romanzo epistolare, infatti la narrazione avviene attraverso le lettere che il capitano Robert Walton spedisce alla sorella per raccontarle della sua traversata verso il Polo Nord. Ecco, durante questo viaggio incontra un personaggio misterioso, un certo dottor Victor Frankenstein, che gli racconta la sua storia maledetta. Il dottor Frankenstein è ossessionato dall'idea di dare vita alla materia inanimata. Un giorno ci riesce per davvero, assembla parti del corpo dei cadaveri che rubava, trafugava dalle tombe dei cimiteri. Assemblando le parti dei cadaveri dà vita a una creatura, a un mostro. Quando effettivamente la creatura prende vita, Victor si rende conto di quello che ha fatto, fugge terrorizzato. Dilaniato dai rimorsi, scopre che la creatura ha compiuto efferati omicidi, per questo la cerca perché intende eliminarla una volta per tutte. Ma quando incontra nuovamente la sua creatura, si rende conto che il mostro, così mostro, non è più. È dotato di una particolare intelligenza, un'acuta sensibilità, ha imparato a leggere e gli racconta una storia fatta di esclusione, di violenza. Gli uomini, infatti, a causa del suo aspetto repellente, lo escludono, lo aggrediscono. La creatura propone al dottore di creare un altro mostro simile a lui, una donna che gli faccia compagnia, promettendogli in cambio di abbandonare il genere umano e di non commettere più omicidi. Victor Frankenstein, inizialmente propenso ad aiutare la sua creatura, poi se ne pente, non intende mettere al mondo un altro mostro e quindi distrugge l'opera incompiuta e a quel punto la sua creatura gli giurerà vendetta. Il sottotitolo del romanzo, Il Prometeo moderno, è un elemento fondamentale per farci capire un aspetto importante dell'opera. Frankenstein è un Prometeo moderno perché, come Prometeo che ruba il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, allo stesso modo Frankenstein ha superato i limiti concessi al genere umano. Ha fatto un lavoro che farebbe un dio e per questo verrà punito. Oltre al merito di essere uno dei più agghiaccianti, dei più riusciti capolavori gotici, Frankenstein ha il merito di aver ispirato decine e decine di artisti. Solo facendo riferimento alla cultura cinematografica, come non citare il capolavoro di Kenneth Branagh, Frankenstein di Mary Shelley, oppure l'umoristico Frankenstein Junior di Mel Brooks del 74.
Ma non solo, Frankenstein è diventato in qualche modo un mito. Anche chi non ha mai letto questo romanzo sa ben figurarsi come è fatta la creatura del dottor Frankenstein. Questo perché l'invenzione di Mary Shelley supera la letteratura, è uscita dalla sua opera letteraria per entrare nell'alveo della leggenda. È davvero un capolavoro imperdibile. Vi riporto un piccolo passo leggendo tra le prime pagine del romanzo, quando il capitano Robert Walton incontra il misterioso personaggio Victor Frankenstein, che è in procinto di raccontargli la sua storia. A parlare inizia proprio il dottor Frankenstein. La speranza e il mondo si aprono dinanzi a voi. Non avete alcun motivo di scoraggiamento. Ma io ho perso tutto e non posso ricominciare la vita. Mentre pronunciava queste parole, il suo viso assunse un'espressione di dolore profondo che mi strinse il cuore, ma egli rimase in silenzio e poco dopo si ritirò nella sua cabina. Sebbene il suo spirito sia affranto, nessuno sa gustare più profondamente di lui le bellezze della natura. Il cielo stellato, il mare, ogni panorama offerto da queste regioni meravigliose sembrano avere ancora il potere di elevare il suo animo al di sopra delle cose terrene. Un uomo simile ha una duplice esistenza. Può essere vittima del dolore, può essere travolto dalle sciagure, ma quando si chiude in se stesso è come uno spirito celeste chiuso in un alone, nel cui cerchio né scoraggiamento né follia possono penetrare. Ieri lo straniero mi ha detto: «Non vi sarà stato difficile accorgervi, capitano Walton, che io sono stato vittima di tremende e inaudite sciagure. Avevo deciso un tempo che il ricordo di tali sciagure morisse con me, ma voi mi avete convinto a mutare la mia determinazione. Voi cercate conoscenza e saggezza come facevo io una volta, e spero ardentemente che l'adempimento dei vostri desideri non sia una serpe che vi ferisca, come è capitato a me. Non so se il racconto delle mie sciagure potrà tornarvi utile, pure se vi interessa ascoltatelo. Credo che gli strani avvenimenti che vi si ricollegano daranno un quadro della natura tale da allargare i vostri orizzonti, il vostro intelletto. Sentirete parlare di forze, di fenomeni che siete stato abituato a giudicare impossibili, ma non dubito che la mia storia abbia in sé prove sufficienti della verità degli eventi di cui è composta. Puoi facilmente immaginare quanto mi lusingasse questa sua offerta, pure non potevo sopportare che gli rinnovasse il proprio dolore con il racconto delle sue sciagure. Sentivo un profondo desiderio di ascoltare la narrazione promessa, in parte per curiosità e in parte per la brama di migliorare il suo destino, se appena ciò fosse stato in mio potere. Espressi tali sentimenti nella mia risposta. Vi ringrazio per la vostra simpatia, rispose, ma purtroppo essa è inutile. Il mio destino è pressoché compiuto. Un solo evento attendo ormai e poi potrò riposare in pace. Comprendo il vostro sentimento, continuò, accorgendosi che volevo interromperlo, ma vi ingannate, amico mio, se mi permettete di chiamarvi così. Nulla può cambiare il mio destino. Ascoltate. Ascoltate la mia storia e vi accorgerete che esso è irrevocabilmente segnato. Mi disse poi che avrebbe iniziato il suo racconto il giorno seguente, quando mi sarebbe stato più comodo. Tale promessa provocò in me dei ringraziamenti più caldi. Ho deciso di registrare ogni notte, per quanto possibile con le sue parole, ciò che egli mi narrerà durante il giorno. Se sarò occupato, prenderò almeno qualche appunto. Questo manoscritto sarà per te senza dubbio fonte di grandissimo piacere, ma con quanto interesse e con quanta simpatia lo leggerò io in qualche giorno futuro, io che conosco lui e che l'ho raccolto dalle sue stesse labbra.